Sono Renata Pintus, la direttrice del settore pitture murali e stucchi dell'opificio. Il settore pitture murali e stucchi lavora su superfici dell'architettura che presentano una decorazione dipinta o plastica. Proprio per questo motivo il laboratorio per noi costituisce il campo base di un'attività che si svolge essenzialmente all'interno di cantieri, spesso nell'ambito di contesti monumentali e che interessano in molte occasioni superfici particolarmente ampie, quindi situazioni complesse anche appunto in relazione allo stretto legame che queste superfici decorate hanno con le strutture architettoniche. Abbiamo lavorato su opere particolarmente importanti, ricoprendo un arco cronologico che va dall'archeologia fino all'arte contemporanea, dalla Basilica di Santa Croce con gli affreschi di Agnolo Gaddi e Giotto, fino a Piero della Francesca ad Arezzo e San Sepolcro, la Cappella Brancacci, più di recente appunto opere di arte contemporanea come i wall drawing di Sogliuita al Museo Pecci di Prato. Quello che vediamo in questa zona del laboratorio sono le prove tecniche di esecuzione, cioè gli allievi della nostra scuola prima ancora di restaurare le opere d'arte, cercano di capire attraverso l'esercizio come vengono fatte concretamente queste opere d'arte. E quindi qui vediamo una specie di catalogo delle tecniche, cioè la tecnica bianco di calce tipica del barocco, la tecnica fresco con rifinitura a secco tipica del Medioevo e questa è la tecnica totalmente a secco. Noi ci occupiamo anche di dipinti murali distaccati. Quando un'opera entra in laboratorio, significa che nella sua storia ha subito un intervento di stacco. L'intervento di stacco separa per sempre la pittura murale dal suo contesto originario, impoverendone spesso la materia. Il nostro istituto fu pioniere in passato per la messa a punto di un sistema di consolidamento che permettesse il rinforzo della materia originale, onde evitare proprio il ricorso a questo sistema di rimozione, di stacco dal contesto originario.